per una tendinite e oggi il ritiro di un altro giovane promettente spagnolo, Valls, che l'anno scorso arrivò secondo in una tappa alla Tour de France. Deve ancora arrivare al traguardo volante di Villa Santina il gruppo, che lo vedete in sovrimpressione, ha un ritardo di 9 minuti e 25 secondi. Viene ufficializzato, intanto vengono ufficializzati i passaggi al traguardo volante, Rabottini davanti a Tanking e Brambilla. Vantaggio massimo dei fuggitivi 10 minuti e 20, qualcosa dunque il gruppo ha recuperato, ma rimane molto interessante il margine di questi tre uomini, di questi tre battistrada, anche se, come dicevamo in precedenza, mentre eravamo collegati solo su Rai Sport 1, dove la nostra diretta è cominciata prestissimo stamani, in pratica fin dalle prime battute di questa tappa, per avere qualche speranza obiettiva di vincere, dovrebbero arrivare sotto lo zoncolan con almeno questo vantaggio, al massimo 9 e mezzo. Sì. Esatto, perché sono andati in fuga dopo 28 chilometri e quindi hanno consumato e stanno consumando parecchio. Chissà cosa succederà sullo zoncolan, se proverà ad attaccare di nuovo, se si rimetterà a ballare Alberto Contador, vedremo cosa farà Ruano, c'è grande attesa anche per vedere cosa riusciranno a fare i nostri, perché c'è voglia anche di un po' di Italia in queste tappe di montagna. Ieri c'era soprattutto rassegnazione nelle parole di Vincenzo Nibali, subito dopo il traguardo del Gross Glockner, andiamolo ad ascoltare il siciliano avvicinato da Fabrizio Piacente stamani al via d'Alienza. Di Scarponi e lui è andato via. Io ho cercato di resistere, però è stato veramente difficile, poi siamo arrivati tutti dietro insieme. Una bella bacchiata, come diceva Nibali, quella che hanno preso, quella che ha dato ieri Contador nuovamente alla classifica generale. Tanti scatti di Scarponi, poi ne è bastato uno di Ruano e Contador è andato dietro. Contador che agli attacchi del marchigiano di Scarponi non ha mai risposto. Ha aspettato il tratto più impegnativo. Scarponi è scattato ai meno 10, Contador ai meno 8 e mezzo. Sì, all'inizio non ha reagito, anche perché poi Scarponi al massimo ha guadagnato una cinquantina di metri, poi quando si è alzato sui pedali nel tratto più duro Scarponi ha resistito per 50 metri e poi si è seduto e ha cercato di salire con il proprio passo, nettamente più forte. In quei 6 km 200 metri con una pendenza del 9,5%, pendenza media, è salito a 18 km e mezzo all'ora. Si sta avvicinando a Villa Santina anche il gruppo, un comune che fa parte del parco intercomunale delle Colline Carniche, nell'area tra la confluenza del Tagliamento e del torrente Degano. Lo zoncolan era anche presente nel percorso della Gran Fondo della Carnia Classic. Dato dal versante di Sutrio, il versante est, anche in quel caso la vittoria fu di Gilberto Simoni. Una salita scoperta da pochi anni, uno dei primi è stato Guidolin, anche se, per dire la verità, già adesso anche il Crostis, che non è mai stato fatto dai professionisti, beh, potrebbe entrare inedito nella leggenda del ciclismo. Tra l'altro vediamo noi la discesa, vediamo le reti, vediamo i materassini, perché di fronte a noi pochi chilometri dividono questi due giganti. Intanto vediamo il ritardo del gruppo al traguardo volante di Villa Santina, siamo sotto i 9 minuti, 8 e 52 per la precisione, 8 e 52 il gruppo dai tre uomini al comando. Crostis comincia a Comelians, poi Tualis, dove tra l'altro oggi arriveranno i corridori. Gli ultimi 30 km, 35, sono identici a quelli del 2007, salita di Tualis e poi passaggio per Ravascletto, lì comincia una discesa molto bella di 5 km e pochi chilometri si arriva ad Ovaro, dove cominciano i 10 km più duri del giro. Il passaggio da Tualis comunque è stato tra virgolette imposto dagli organizzatori, ci togliete il Crostis ma almeno facciamo il Tualis per rendere omaggio a questo paese, gran parte dei volontari che hanno lavorato con una grande intensità, con una passione eccezionale in questi giorni, beh, sono proprio di Tualis. Attenzione perché è cambiato qualcosa in testa al gruppo. Non ci sono più gli uomini della Saxo Bank, adesso sono arrivati quelli della Liquigas Cannondale, della formazione di Vincenzo in questo Giro d'Italia. La AG Desert con Dupont, ma soprattutto est, quello di Sutrio.
transitati quelli del gruppo sotto il cartello che indica 40 chilometri alla conclusione, anche se ve lo ricordiamo ancora sono 20 adesso i chilometri che mancano alla fine, perché altri 20 sono stati tolti dopo l'annullamento della salita di Tualis. Liquigas Cannon della tutta, vedete adesso, avete visto la frazione. Alberto Contadoro in classifica generale a 3 minuti e 9 su Vincenzo Nibali, 3 minuti e 16 su Scarponi. Eccolo qua il siciliano della Liquigas. Torniamo da Paolo Savoldelli. In due parti. Il gruppo si è rotto in due parti, mi sono reso conto adesso dopo questa discesa tortuosa che vedo un gruppo di una settantina di unità davanti e il gruppo qua dietro di altri 70-80 corridori. Adesso stiamo cercando. Non è una volata, queste sono operazioni che vediamo fare di solito ai velocisti, no? Quando ci avviciniamo ai meno 5, meno 4 chilometri dalla volata, però certo la tensione e l'attesa sono altissime, proprio come se ci si stesse avvicinando ad uno sprint. Angelo Zomegnan, patron del Giro d'Italia, ha usato anche in mattinata parole molto molto forti, un attacco frontale contro i direttori sportivi, contro l'USEI per la decisione che è stata presa ieri dalla giuria di stravolgere questa tappa con l'annullamento del Crostis poco fa, perché veramente